affinché potesse ricevere questi vettori e il caso di metterli in uso e questo. Sindaco, oggi è 20 novembre, lunedì è 23, vorrei capire, è successo qualcosa, non riusciamo ancora ad avere noi contribuenti il saldo della tassa dei rifiuti del 2015, la quale ha una scadenza del 30 novembre. Non vorrei, dico io, ma penso di parlare a noi un po' tutti, ricevere questa cartella il 28-29 con scadenza a 30 e lei comprende i disagi che possa provocare questo ritardo nella consegna o nella notifica di queste cartelle, rimanendo sempre nell'ambito la seconda rata del saldo. E quella stessa si dovrebbe dividere, se non ricordo male, il 30 novembre e il 31 marzo del pagamento. Però se arriva il 29 alla posta ci sarà certo. Oggi il 23, io non so cosa, se è accaduto qualcosa di interessarsi per questa cosa qua, mentre io non registro sempre all'ufficio tributi quello che è stato detto a più riprese da quei banchi, che doveva esserci un aumento di personale per l'ufficio tributi per far sì che ci fosse la lotta all'evasione. Volevo sapere lo stato delle cose, lo stato dei fatti ad oggi, come siamo messi, anche perché io credo, e questo l'ho già detto nel Consiglio Comunale apposito, secondo lui è stata fatta una previsione di entrata tributaria elevata, e penso che in queste ore sta costando molto a questa amministrazione e al quarto piano per l'assestamento. Sono convintissimo. Quindi questa lotta all'evasione non c'è stata. Io non so oggi come sarà redatto il bilancio di assestamento, penso che siamo, pur essendo l'ultimo giorno, sindaco, non so, giunta in merito non se ne vede, noi domani dovremmo ricevere la convocazione del Consiglio. Immagino in che situazioni vi state trovando in queste ore. Quindi io volevo chiedere il personale di ufficio tributi che fine ha fatto. In merito invece alla chiesa del cimitero, siccome un po' tutto, anche io insomma, sono, non dico un assiduo, ma un frequentatore del cimitero, vorrei sapere se ad oggi la chiesa del cimitero è realmente inagibile. Per avvisare in primis me stesso e poi anche i miei genitori, i miei parenti, che non volevo che si infilassero in una struttura la quale potesse crollare da un momento all'altro. Ecco, sindaco, per cortesia, dato che le riunioni del Consiglio Comunale durano mediamente 4, 5 ore, almeno i bagni retrostanti, quello riservato agli uomini, se è possibile ripristinare, perché insomma, i soldi fisiologici, giustamente, ci dobbiamo un po' più, sia per l'età inferiore ai 40, 50 che quelli di età superiore, se è possibile riattivare il bagno degli uomini. Grazie per le risposte. Un po' tutte anche le abitazioni che si trovano sulla
non so, ci sono quelle di tutte le agenze, lo so, anche per questa partita di autore l'agenza. L'autovettura in quel momento potrebbe essere in quel momento un'emergenza, una necessità proprio, cioè avere un bilancio del genere. Questo è stato usato, infatti dicevo, anche per le partite di autovolo lo mettono in evidenza, insomma, di nostro mezzo. Che succede? E questo è una volta una situazione di dove per il dialogo di programma. Chiedere ai residenti un po' di pazienza perché non sistemano quell'area, io credo che ci sta tuttavia. Se questa esigenza, questo timore è forte, è presente nei residenti in questa zona, proveremo a sentire, a vedere anche come fanno, se ci sono delle possibilità dei percorsi alternativi, se ci sono delle possibilità appunto per poter risanare questa situazione, vediamo, è un impegno, come dicevo. Dicevo, insomma, sono disagi che vivono coloro che si trovano ad avere il garage immerso nel mercato, disagi che coinvolgono anche la chiesa Sacro Cuore, anche quello che sanno che infatti è impossibilità la vendita da diverso tempo proprio questi disagi. Probabilmente la soluzione, insomma, sarà per individuare una realtà e prima o poi abbiamo, così liberiamo tutti i residenti, insomma, che sono infatti abbiamo su quella strada. Per quanto riguarda la cartella TARI seconda rata e il saldo, va bene, cerchiamo questi uffici, vediamo quali sono le situazioni. Tuttavia, vado a memoria, se non ricordo male, il fatto importante è saldare l'ultima rata, saldarla, insomma. Comunque, fare un po' complicato, comunque la gente si affretta, si accasca. Ci potrebbero non essere, diciamo, sanzioni se c'è un ritardo. Ma questo lo verifichiamo anche con gli uffici. La seconda rata è tanta una comunicazione, cioè la sacca. Con riferimento all'aumento dell'unità, su punti era stata fatta un'ipotesi di aumentare delle unità. Abbiamo cercato di individuare queste unità, di fatto non siamo riusciti in questi scorsi da lontano. Tuttavia il bando per attivare la nuova scuola di tributi è funzionare l'avviato, insomma, sta procedendo. Il bando anche per l'individuazione degli interinali, per il fronte, insomma, per quella dicembre, potremmo eventualmente ricorrere a queste forme per sostenere per l'ufficio di tributi e comunità. Certo, la previsione è fatta per la comunità nei mesi scorsi, non siamo riusciti a chiedere nel scorso assestamento una riduzione. Ora per la chiesa cimitero c'era l'assessore Bucco che voleva rispondere, ma nello stampo capiremo vediamo cosa si può fare per attivare. Per quanto riguarda la chiesa del cimitero in occasione della commemorazione dei defunti, l'intenzione è stata dettata, di non far celebrare la messa all'interno della chiesa è stata dettata da una comunicazione pervenutaci dal responsabile del settore dei servizi cimiteriali, con la quale ci informava che non risultano essere stati conclusi i lavori di manutenzione effettuati presso la predetta chiesa e ha comunicato che non risultava alcun certificato di fine lavoro. A prescindere da questo, nei giorni precedenti, credo proprio il giorno prima di questa comunicazione, la chiesa è stata trovata con parecchia acqua all'interno dovuta alle ultime piogge, quindi in presenza di una situazione ambigua circa il tempo, circa le condizioni meteorologiche, si è pensato di non utilizzare la chiesa per
all'interno il giorno prima per la processione. Tutto non serve tutta la messa, invece di stare all'interno della chiesa con la possibilità che arrivasse a questo. Per quanto riguarda le autorizzazioni, abbiamo fatto delle tutte per le autorizzazioni. Per quanto riguarda i lavori, io personalmente ho chiesto all'ufficio tecnico e ha contestato insomma all'ingegnere, alla ditta che doveva eseguire i lavori di rimediare, e mi risulta che stiano, non ci dato lì, però mi risulta che stiano provvedendo a porre della resina tra le strutture delle grondaie laterali, perché in realtà le infiltrazioni non sono dal soffitto, sono... Sto dicendo ciò che... Anche se più vero che aveva addosso le persone, non sto dicendo che sei io. Sto dicendo, sono andato io per un sopralluogo e ho riscontrato dell'acqua anche al centro della chiesa. Ma a prescindere da questo, c'è stato di te, io sto dicendo che ci riferisce un tecnico, non sono un tecnico, mi sto riferendo a ciò che mi è stato detto dal responsabile dei lavori. Pare che l'acqua provenga dalle grondaie laterali che sono state apposte, perché probabilmente le giunture... A seguito della bomba d'acqua, non di una pioggia... Più che bomba, di pioggia costante, è stata una pioggia costante. Non si a prenderci da sotto. Sì, ma perché è durata parecchio, non è stata tutta intensa in un unico momento. C'è stata una pioggia costante che chiaramente ha riempito le grondaie, pare che ci siano le giunture fra un pezzo e l'altra, e l'altro su cui deve essere messa della resina per cercare di porre. È stata messa e doveva essere rimessa in quel punto, quindi è saltato anche il lavoro effettuato, quindi dovrebbe essere sistemato da questo punto di vista. Ad ogni modo, siccome sono andato personalmente, c'era dell'acqua e ho anche documentazione fotografata, c'era dell'acqua proprio al centro della chiesa, quindi ci auguriamo che non provenga dal centro, però oggettivamente c'era dell'acqua anche al centro della chiesa. Io mi attengo a ciò che mi è stato spiegato, però adesso che la resina è stata apposta sulle grondaie, speriamo che l'acqua non provenga da qualche altra parte. Il giorno immediatamente seguente alla tua interrogazione mi sono preoccupato di confrontarmi con l'ufficio. L'ufficio mi ha detto che loro comunque avevano correttamente richiesto 7 e ne hanno ricevuto 5. Ovviamente non si può rimanere con 2 strutture scoperte, perché non c'è giustificazione alcuna anche per scegliere una rispetto all'altra. Esatto, ovviamente è in corso una valutazione su come reperire i contributi. Sicuramente non possiamo essere determinati su questo. Ho chiesto al settore di fare una valutazione su quelle che possono essere le tipologie di recupero. Ovviamente con l'ente comunale noi facciamo un grosso sforzo a non reperire i defibrillatori con risorse prime, perché pare esistano delle convenzioni anche particolari per quanto riguarda un ente comune. E credo che si stia percorrendo questa strada, non ricordo la tipologia tecnica, però credo che ci sia veramente per il nostro comune delle possibilità di recupero di utilizzatori a costi convenienti, e comunque su questo argomento la prossima volta la aggiornerò rispetto alla situazione. Mentre per quanto riguarda accelerare i tempi sui corsi per l'utilizzo degli stessi defibrillatori, su questo visto che la domanda che sarà sollevata e quindi anche del tempo che sta passando e che non lo prevedevo né io e lei, anche su
sensibile prima, che condivide il clima, sono strumenti questi che necessitano, dopo il rapimento, quali altre funzioni. Prego, consigliere Vincesi. Grazie, Presidente. Grazie, assessore Russo, per la sua risposta. Mi ritengo soddisfatto, mentre vorrei chiedere ancora qualche chiarimento all'assessore Russo in merito alla chiesa del Cimitino, il quale mi diceva che l'amministrazione ha ricevuto una nota da parte della Provvidenza, il quale dava indicazioni di non far svolgere la funzione religiosa all'interno della chiesa. Giusto? E questa è la nota della Provvidenza. Scusava, non aveva ricevuto la cioè, lei ha fatto, ma lei ha fatto questa nota il giorno prima della commemorazione sicuramente chi? Il 30 ha fatto questa nota per dire che all'interno ha piovuto, giusto? E è questo insomma il concetto, e quindi non è la presente per comunicare che il settore scrivente è venuto a conoscenza che in occasione della commemorazione dei defunti sarà celebrata una santa messa all'interno della nuova chiesa ubicata all'interno del cimitero comunale. Contestualmente si procederà alla benedizione della stessa con la presenza di autorità ecclesiastiche e di rappresentanti politici del comune. Al settore non è pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione e nulla è stato rilasciato per procedere in tal senso. Tanto si comunica alle signorie loro per dovere d'ufficio, atteso che, per quanto di cognizione del settore medesimo, non risultano essere stati conclusi i lavori di manutenzione effettuati presso la predetta chiesa, ovvero non risulta alcun certificato di fine lavoro. Giusta nota, però è strana la vita, cioè se noi ogni qualvolta un'opera pubblica attendiamo il certificato di fine lavoro, il lavoro viene completato nel 2015, il certificato nel 2018, dovremmo stare 3 anni con la struttura ferma, con tutto quello che porta lì, qui possiamo avere come riferimento del lungomare, che se il signore non firmare il lungomare, di certo a luglio 2010 sarebbe stato sempre cantiere e quindi chiuso. E penso che il certificato di fine lavoro abbiamo avuto la fine del 2012, quindi avremmo atteso 2 anni. E io credo che poi vista si poteva anche benissimo disattendere quell'annata, viste che le condizioni climatiche quel giorno era soleggiato, era una bellissima giornata e quant'altro, comunque, visto che questa volta c'è stata. Io, dato che credo che siamo a fine consiglio, alla fine, grazie. Prego, l'assessore. Il consigliere Vincenzo, so benissimo che a volte si attendono anche anni per il rilascio del certificato di fine lavori. Ho già premesso che all'interno della chiesa il giorno prima abbiamo trovato dell'acqua e stanti quei giorni sono stati un po' ambigui perché in realtà le previsioni meteo prevedevano piogge e non pioveva o il contrario, ma a prescindere da questo, per organizzarsi per una messa, se dai il sì deve essere sì alla domenia, chi che sia organizza la messa in quell'occasione. Quindi se tu devi far predisporre la chiesa, non la fai predisporre quando vedi dell'acqua e trovi delle sicuramente una non regolare esecuzione dei lavori, è risaltato quello in quel momento.
cioè se troviamo l'acqua all'interno della chiesa. Anziché asciugare dentro per un mezzo secolo di acqua e poterla. Noi ci siamo è esatto contrario. Abbiamo tenuto tu avevi comunicato, cioè, vabbè, ad ogni modo. Prego, questione. Vabbè, per quanto mi riguarda è evidente che è stata un'altra bufala per come le definisco io, perché molto più semplicemente i lavori non sono stati collaudati ancora, ragion per cui il certificato di regolare esecuzione finale non poteva avvenire, non c'entra un bel niente, scusatemi, a sto punto l'ufficio servizi cimiteriali, ma se esiste ancora un ufficio tecnico in questo comune, credo che debba avere una sua valenza. Dopodiché può accadere, no, una pioggia torrenziale, ma Dio mio, voglio dire, dal 14 o dal 15 di giugno al 2 di novembre di piogge ce ne sono state, poi ovviamente nessuno se ne è accorto, nessuno è andato a guardare, nessuno gliene è fregato niente, è arrivato il momento in cui poteva servire, hanno visto l'acqua a terra, guarda caso diventa un motivo ostativo. Io ti faccio la preghiera, una pezza, pulire a terra, e era finita la storia, visto e considerato che anche l'impermeabilizzazione delle giunture alla canalina non si doveva aspettare il 2 novembre per dirglielo alla ditta, perché ci sono stati altri 4 mesi di piogge e quindi di infiltrazioni d'acqua. Ma tant'è, siccome io parlo sempre in ragione di un'esperienza quotidiana di vita, non amministrativa, di cittadino, è come se a casa tua, dico, trovi un'infiltrazione dal tetto, no? E chiami l'impresa a far riparare i tuoi lavori. Ma casa tua ha perso l'agibilità? Non credo. Mi rifiuto di pensare che casa tua ha perso l'agibilità. Va bene, se l'agibilità ce l'aveva, l'agibilità la continua ad avere. Anche perché mi domando, e qui la considerazione del collega Vince Silao, il lavoro che ha riguardato la chiesa, il cimitero, è partito per essere la chiesa. Ma poi l'unico lavoro ha coinvolto la chiesa, il monumento, il blocco servizi e i bagni. Come mai il monumento è aperto, non ci sono spazi occlusi, i bagni vengono regolarmente utilizzati? E anche su questo, non in questo consiglio, ma in qualche consiglio precedente, ho detto che continuo a vedere un comportamento da parte degli amministratori che è indolente. Scusate, è indolente. Perché non guardate niente, non approfondite niente, niente. Perché? Perché vi saresti resi conto il primo giorno, se qualcuno si fosse preoccupato di andare a guardare, che siccome i soldi non è che si scialava, i soldi mancavano, mancano e mancheranno. Quindi si cerca di fare, usando un linguaggio usato dal collega Albero Tanza, molto spesso si cerca di fare di necessità virtù. Allora, i soldi che avevamo trovato per i lavori, li abbiamo utilizzati per i lavori. Per quanto attiene la parte riguardante gli impianti, ho detto come stanno le cose, c'è una ditta, ho dimenticato però nel mio intervento che insieme a quelli abbiamo fatto anche l'impianto di illuminazione della chiesa, che andava completato. Ma non è che me ne vado io e si ferma il mondo continua, direi che dovrebbe continuare meglio di me, diciamo, di quando lo guidavo io in questo comune. Quindi, se a questo punto qualcuno avesse guardato le carte e si fosse
fosse fatto il sopralluogo per vedere l'acqua a terra, vi saresti reso conto che anche gli impianti del bagno mancano. E che cosa dobbiamo aspettare? Che viene il consigliere di Perna qua? O qualcuno su qualche social deve ergersi a capibile? Io non accetto che da fuori vengano a fare le lezioni a chi ci ha lavorato qua e che le sa perfettamente. Però non è che noi ce ne andiamo, poi nessun altro le controlla, non gliene frega niente a nessuno. No, non vorrei aspettare magari il 2 di novembre dell'anno prossimo per renderci conto di qualche altra ricorrenza, per rendersi conto che le lampadine nel cimitero, nel bagno del cimitero, che è stato rifatto completamente, ma non nella parte dell'impiantistica, non è stato ancora fatto. Allora, uscirà qualcuno che ci andrà a dire: ma il sindaco perché non ha detto e non ha fatto e hanno nascosto? Queste cose andavano fatte attraverso ditte diverse, interventi diversi. Quindi questa è la situazione. Allora, l'ufficio tecnico da me interpellato ha detto chiaramente: a noi non ci ha chiesto niente nessuno e non abbiamo scritto niente. E abbiamo anche detto che non c'è nessun motivo ostativo alla celebrazione della messa. Anche perché... Io dico le cose perché non voglio far trovare nessuno nella condizione di imbarazzo di aver detto una cosa. No, assolutamente. Però se c'è un ufficio tecnico... Va bene, credo che l'unico organo preposto, peraltro, seguono i lavori loro. Li seguono loro, il RUP e Pasquale e Vito, che seguono queste cose. Quindi, loro mi hanno certificato, ecco perché noi chiedemmo, e dicevo, chi è questo caposettore che addirittura al di sopra dell'ufficio tecnico stabilisce se c'è un'agibilità o non c'è un'agibilità. A prescindere dal fatto che non vorrei insistere, ma credo l'assessore mi soccorra, credo che per le opere pubbliche, credo che l'agibilità sia insito nel certificato di regolare servizio. Si chiudono, si lavora, non c'è un rilascio del certificato di agibilità. Quindi voglio dire, questa è un po' la situazione a riguardo la chiesa e quindi tutti i lavori del cimitero che necessitavano anche di un punto di chiarezza, perché questo è stato un altro argomento. Addirittura in campagna elettorale c'è stato qualche altro solone che spiegava che non sono mai stati fatti i lavori e che quindi si imbrogliava il processo, cose dell'altro mondo. Io le leggo, anzi non le leggo, me le fanno leggere, perché sono proprio cose che non si possono neanche sentire. Non vai a perdere tempo a rispondere, no, a queste cose, perché a quel punto mi verrebbe da dire tutti delinquenti, no, tutti delinquenti. Nessuno che si è preoccupato di immaginare che vengono pagati degli stati d'avanzamento, vengono liquidati. No, cioè il comune così, un ufficio automaticamente liquida senza che lì c'è mai stato un lavoro, cioè c'è cose veramente che ti portano a dire: ma realmente queste persone che parlano sapevano com'era quell'area? Tutto il monumento, e non lo dico per... ci meravigliamo che non era crollato fino ad allora, tant'è vero che prima di eseguire i lavori lo recintammo, perché lì esisteva un pericolo serio, ma serio, che crollava tutto, perché ormai non c'era più niente, c'era tutto i ferri proprio erano, non il primo, il copriferro, no, tutto era una cosa che non si riusciva ad immaginare come avesse retto fino a quel momento. Allora, è chiaro che in quelle condizioni uno recinta, ma perché è entrata un po' d'acqua, certo, va per l'amor di perché? Perché essendo ancora un'opera da collaudare e quindi a carico della ditta, loro devono consegnare
il lavoro a regola data. E su questo ci può stare Di Perri, Di Rutigliano, Pingo Pallo, di Noi Cattaro, non ci interessa. Chiunque fa un lavoro deve completarlo e consegnarlo a regola d'arte. Però poi, anche su questa cosa, imbastire un altro castello, ripeto, io sono uno di quelli che mi piace stare alla finestra, mi piace l'aria fresca, sto aspettando quando ovviamente ci dimostrerete di essere stati più bravi di me. E saremo contenti e ve ne daremo atto. Perché? Perché io sono prima di tutto molese, poi viene tutto il resto. E siccome ho il piacere di vivere in questa realtà con la mia famiglia, vuol dire che saremo tutti contenti di aver fatto qualcosa di più per la nostra città e quindi per come dire, un habitat più salubre e migliore per i nostri figli. Quindi anche in questo credo fosse doveroso da parte mia un punto di chiarezza, perché altrimenti ce ne andiamo sempre, come dire, saltellando di qua di e di là. Colgo l'occasione per dire anche in questa questione che gli step amministrativi, man mano che i giorni passano, anche se voi non lo ammettete, per noi è un riconoscimento, significa che è complesso, comporta approfondimento, comporta tempo, e quindi questo per dire che delle questioni nascono in un momento e possono finire in altro. È fisiologico, è naturale, non ci si deve allarmare. Anche sul cimitero c'è un progetto di finanza che è stato consegnato molto tempo. Una parte è stata affrontata, perché l'ho svolto io alcune conferenze di servizio, ma l'invito che rivolgo all'amministrazione è prendere da dove sono rimasti gli altri e portare avanti su tutto. E questo vale per il cammino, vale per tutto. Si prende e si va avanti. Se no, che stiamo a fare? A dire no, però tu dovevi farlo prima. E se uno l'ha fatto fino a poco, dire che vado a fare altro. Però non è che per questo ci sentiamo giustificati a dire che siccome sta là, lascialo là e finisce il mondo. No. Anche perché, lo dico, valeva per me ieri, vale per voi oggi. Si va incontro a delle responsabilità e quindi può capitarvi anche qualche tegola. Lo dico non perché io auspichi la tegola, anzi, se ve lo sto dicendo è proprio per l'esatto contrario. Cioè, attenzione, perché che a uno cada la tegola se commette atti illeciti, io sarò il primo che ti fucilerò. Se invece sono cose, l'invito è ad aprire gli occhi e a accelerare nei lavori. Grazie consigliere Di Perri, prego se serve. Sì, giusto a chiarimento. Consigliere Di Perri, sono tutte giustissime le cose che ha detto. Una delle prime cose che ho fatto nel momento in cui ho avuto la nomina d'assessore è proprio andarmi a vedere tutto ciò che c'è in sospeso e a fare quei sopralluoghi di cui lei ha parlato e ai quali io non mi sono sottratto, sopralluoghi che io ho fatto precedentemente al 2 novembre e sono stati fatti dei solleciti e avevo anticipato nella mia risposta che in alcuni passaggi erano stati anche eseguiti dei lavori e poi sono stati rifatti perché purtroppo le condizioni avverse meteorologiche hanno comportato dei problemi. È chiaro che poi il bubone è uscito fuori a maggior ragione nel periodo dell'accumulazione dei punti perché è stato più attenzionato, ma non era assolutamente passato sotto gli occhi nei mesi precedenti e quei sopralluoghi li avevo fatti. Io non ho detto assolutamente che la messa non si è celebrata perché la chiesa fosse inagibile. Io ho parlato di opportunità. No, io sto dicendo, non è stata la scelta, magari poi specifica anche il sindaco, è stata semplicemente una scelta di
di opportunità per l'incertezza delle condizioni meteorologiche, per evitare che la gente si potesse trovare nell'acqua, insomma, che ci potesse essere dei problemi. Tutto qui, nessuno sta facendo polemiche, solo uno, chi ha scritto sui social, sinceramente non so neanche a chi si riferisce, No, sto scherzando, perché purtroppo io quando faccio queste cose non sono soggetti anonimi. L'anonimo non me ne frega niente, sono persone che partecipano alle vostre riunioni di maggioranza. E come ve lo devo dire? Che altro linguaggio? Posso non aver visto sui social qualcuno, non so neanche di che cosa sta parlando, non sto scherzando. Il beneficio della verità, il beneficio della buona fede, non lo posso negare. Consigliere, se mi vuol credere, io ho quasi rifiutato i social anche in campagna elettorale per evitare di dire tutto ciò che ci siamo comitati addosso in quella campagna elettorale. Ma non lo posso negare. No, ma a prescindere, mi interessa poco, perché qui si tratta di risolvere i problemi. Ma la verità, se la dico io, ha un sapore. Se la verità la dice uno dell'amministrazione a uno che partecipa alle riunioni di maggioranza, penso che possa avere un significato diverso. Ci mancherebbe. Va bene, penso. Ci mancherebbe. Anche in questo non ne sono sicuro. Vabbè, a prescindere da questo, magari chiarisce il sindaco, però era una questione di opportunità, ma non di certificazione di inagibilità o di che cosa. È chiaro che per esserci l'acqua all'interno i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte, e questo le posso assicurare che è stato contestato anche prima, e non le nascondo che ho ricevuto anche una telefonata di scusa da parte di un ingegnere dicendomi che purtroppo non ce la facevamo per il 2 novembre a risolvere il problema per le condizioni avverse, perché se piove non possono fare il lavoro, materialmente ma non era nella disponibilità del questa è la verità dei fatti. Ciò che non sta bene è quello che abbiamo anche richiamato per altre questioni stamattina, quando soggetti esterni al consiglio, vogliono necessariamente fomentare su questo.